prova strumentale dell'Audi Q3. Siamo qui con un unico obiettivo: raccontarvi, oltre ai pro, quelli ve li stanno a dire tutti, tranquilli, anche i contro, e li trovate scritti in maniera chiara, nero su bianco, in fondo al video, insieme a tutti i voti del mitico pagellone di automoto.it, da 0 a 10. Non li abbiamo fatto sconti, abbiamo usato test, strumenti, un ingegnere, e allora, beh, incominciamo. Uno dei cavalli di battaglia dell'intera gamma Audi, soprattutto in Italia, il Q3 è un pilastro delle vendite della casa di Ingolstadt, un modello chiave perché incarna tutto quello che richiede la moda del momento, quindi un'auto a ruote alte, piuttosto sportiveggiante però, nonostante sia un SUV. E infatti se la deve vedere con un sacco di concorrenti super agguerrite, a partire dai rivali per eccellenza, e quindi i tedeschi di Mercedes e BMW, ma non solo, come vi mostro in grafica. Un'auto che nasce su un'architettura modulare MQB, quindi quella riservata alle applicazioni con motore trasversale e principalmente trazione anteriore. Sì, si può avere anche quella integrale, ma su questo tipo di meccanica alla fine tirano sempre di più e principalmente le ruote davanti. Un'auto a marchio tedesco premium che viene costruita un po' dappertutto, in tanti stabilimenti sparsi in giro per il mondo, una vera auto globale. I nostri esemplari, comunque quelli europei, vengono costruiti in Europa, in una fabbrica ungherese. Noi proviamo la versione più sfiziosa, quindi ibrida plug-in, i prezzi quindi non sono proprio super accessibili, visto che si parte da oltre 50.000 euro. In ogni caso, non spaventatevi, ci torniamo in maniera più approfondita in fondo al video come al solito per capire se si può risparmiare qualcosa. 4 metri e mezzo per questo Q3. Abbiamo la variante Sportback, quella un po' più sfiziosa dal punto di vista del design, quindi con tetto spiovente che scimmiotta un po' il mondo delle coupé, reinventandolo però a ruote alte. Un modello che inizia a avere qualche annetto sulle spalle, però devo dire che li porta bene, perché dal punto di vista dello stile è ancora veramente molto attuale. Il merito, secondo me, è anche di questa colorazione super sofisticata e sfiziosa, ma anche di tutti questi abbinamenti cromatici del nostro esemplare, quindi tra questo color ghiaccio e il nero, poi loghini Audi sparsi ad arte un po' dappertutto. Insomma, secondo me fa un bel figurone. Peccato sempre per questa voglia di mettere prese d'aria anche piuttosto grandi un po' dappertutto, che però spesso sono solo vezzi stilistici, sono finte, come in questo caso. Sempre gagliardo il logo dei quattro anelli nero, che fa un po' Batmobile. La zona sicuramente più interessante e caratteristica della Q3 Sportback è il posteriore. Secondo me, a differenza di altri SUV coupé, qui è un po' meglio realizzato, è più gradevole e bilanciato. Non è sempre così semplice chiudere il design di questi sport utility coupé nella zona posteriore in maniera gradevole, bilanciata e anche possibilmente raffinata. Ecco, questa la trovo tutto sommato ben riuscita. Attenzione però anche qui alla solita tentazione di fare prese d'aria poi finte come queste in plastica. C'è nero lucido, non ci fa impazzire, però non è tantissimo. Non apprezziamo invece fino in fondo questo estrattore, che ovviamente è puramente estetico. L'ingegnere è andato a scandagliare millimetro per millimetro tutta la carrozzeria alla ricerca di qualche imperfezione, e ha dovuto più o meno alzare bandiera bianca, perché come spesso accade con le Audi, troviamo accoppiamenti veramente rigorosi, fughe di carrozzeria non solo regolari ma anche super rastremate, super ristrette. Le imperfezioni vanno cercate con lanternino, e comunque almeno una l'ingegnere l'ha trovata qui nel profilo del paraurti, che non è perfettamente eseguito. E la prova portiera cosa ci dice? Beh, un signor suono, potremmo dire, bello ovattato, felpato. Vediamo come è stato possibile realizzarlo. Intanto, questa guarnizione a un primo sguardo potrebbe sembrare esile, ma è solo perché è di tipo a soffietto, quindi ha due palpebre che quindi ammortizzano bene la chiusura e filtrano in maniera ancora più efficace i rumori molesti esterni. E poi c'è ovviamente un'altra guarnizione qui, non particolarmente cicciotta, ma che corre intorno all'intero profilo della porta battente. Di alto profilo la qualità degli assemblaggi e dei materiali
interni, direi quasi in ogni zona dell'abitacolo. In particolare ci ha colpito questa finitura scamosciata che troviamo sui braccioli e qui su parte della plancia, veramente appagante sia al tatto sia alla vista, anche se immagino particolarmente delicata e sporchevole visto il colore chiaro, però fa un figurone. E poi tutta la palpebra qui in alto del cruscotto è in plastica morbida, forse un po' troppo nero lucido, guardate come attira e come si accumula la polvere, sapete che non è un materiale che ci fa impazzire. Per fortuna invece qui la zona del tunnel è tutta in materiali plastici ma opachi, quindi secondo me hanno una resa sicuramente migliore. Pannello porta molto bene la fascia centrale in materiali morbidi, bellissima la maniglia da agguantare così come la leva dell'apertura. Attenzione però nella parte alta, plastica forse sì, in questo caso un po' troppo dura, croccante come direbbe Emiliano. Attenzione poi qui la tasca, ci sta una bottiglietta ma non è floccata, un dettaglio un po' sottotono perlomeno per un Audi. Noi siamo su un allestimento molto opulento, S-Line, e si vede, guardate che spettacolo, i sedili sono molto contenitivi ma anche particolarmente comodi, con pelle e microfibra. Vano portaoggetti, qui sì, interamente floccato, dove secondo me l'Audi riesce a fare un po' la differenza rispetto ai concorrenti è nei comandi, soprattutto le ghiere sono davvero appaganti da azionare, trasmettono un bel senso di solidità, di qualità. Anche questi tasti qui a mensola, peccato per quello finto finale, sapete che non ci piacciono mai, però anche i comandi al volante sono tutti davvero belli da azionare. Forse soltanto la leva di selezione delle marce è un po' troppo cedevole, secondo i miei gusti. E poi c'è la posizione di guida. Su questo allestimento ricchissimo abbiamo comandi elettrici di tutti i tipi, non è difficile trovare l'ergonomia più adatta alla propria persona. Convince questo Q3 secondo me, perché non costringe a viaggiare necessariamente appollaiati molto in alto, abbarbicati sul volante come capita spesso sugli sport utility, una posizione di guida che io personalmente non adoro. Qui si può decidere di assumere una conformazione anche piuttosto sportiva, con le gambe non troppo inclinate, il volante un po' verticale. Bella, mi ha convinto la posizione di guida. Poi se vi piace la guida alta, comunque basta tirare sul sedile e siete accontentati. E dietro? Allora, l'abitabilità non è eccezionale se consideriamo gli ingombri di questo SUV. In quattro si riesce a viaggiare abbastanza comodi, ma le gambe non si possono distendere più di tanto. Peraltro se davanti guida qualcuno più alto di me, questi centimetri si riducono ancora. Guardate i numeri in grafica, capirete che su un'auto più tradizionale a livello di body, di carrozzeria, c'è sicuramente più agio. Anche perché il quinto passeggero qui è super sacrificato, c'è un tunnel molto pronunciato, la seduta è più corta e dietro lo schienale è molto duro perché c'è il bracciolo centrale, quindi di fatto è un posto di emergenza. Per fortuna ci sono bocchette di ventilazione regolabili, anche se sono piazzate secondo me un po' troppo in basso, due prese USB di tipo C e anche una 12 volt. Attenzione poi allo spazio per la testa, anche in questo caso avete voluto la versione Sportback più sfiziosa, però questo limita lo spazio in altezza per i passeggeri più alti, ma anche l'accessibilità, che non è delle migliori. Lo sportello non si apre a 90 gradi e anche l'apertura della porta è piuttosto limitata. Ecco, qui in particolare l'installazione dei seggiolini richiede qualche manovra, anche se per fortuna ci sono attacchi Isofix del tipo più comodo e accessibile, quindi con lo sportellino. La Q3 è un'auto silenziosa o no rispetto alle concorrenti? Per scoprirlo abbiamo eseguito il nostro test infallibile di insonorizzazione. Quando si viaggia in ibrido la silenziosità è decisamente buona in termini assoluti, anche se a ben guardare la tonale è riuscita a risultare ancora più silenziosa, soprattutto alle alte velocità e in autostrada. Le cose migliorano nettamente quando si sfrutta la marcia 100% elettrica. I valori indicati tra parentesi della nostra Q3 sono del tutto paragonabili a quelli di elettriche pure, come Q4 o XC40 Recharge. Schema sospensivo classico all'anteriore MacPherson, più raffinato qui al retrotreno dove comunque c'è un multilink. Dobbiamo però fare i conti con cerchi grandi, 20 pollici. I passaruota sono talmente grandi che sembrano cerchi piccoli, eppure sono da 20 pollici, però spalla piuttosto ridotta, barra 40, e quindi la capacità di smorzamento sugli ostacoli più importanti non è sempre eccezionale, arriva qualche ripercussione di troppo, soprattutto a chi sta dietro. Tutto bene invece sugli avvallamenti e sulle sconnessioni meno evidenti. E il vano bagagli? Intanto apertura elettrica, vabbè, siamo su un Audi, ci mancherebbe altro. Ed eccolo qui, intanto soglia alta, siamo su un SUV, c'è anche un piccolo gradino.
quindi avete voluto l'auto a ruote alte, quando poi dovete caricare pacchi pesanti ovviamente dovete fare un po' più di fatica. Il vano è sicuramente rifinito molto bene, interamente rivestito in morbida moquette, guardate che bella la soglia, il gancio è celato da uno scontrino, anche la serratura, davvero nessun appunto per quanto riguarda le finiture. Non è però un vano particolarmente grande, guardate i dati in grafica rilevati dall'ingegnere. Questo per una serie di motivi. Intanto la coda Sportback limita un po' la capacità di carico in altezza, visto che le nostre rilevazioni si fermano al tendalino, quindi fino a dove è sicuro arrivare a caricare. E poi, essendo un plug-in, abbiamo sempre la borsa dei cavi di ricarica un po' qui in mezzo alle scatole. Non c'è un posto specifico dove andare a riporli. Anche perché il doppio fondo, che comunque c'è anche il sistema, guardate, per tenere su il piano di carico, molto comodo, però non è praticamente sfruttabile. C'è posto soltanto per il kit di riparazione, quindi se squarciate la spalla qui non c'è ruotino, dovete chiamare il carro attrezzi, e soprattutto non ci sono vani utili dove poter riporre qualcosa in maniera efficace. Ci sono comunque ganci metallici, quindi ben rifiniti, e una bella luce di cortesia LED, oltre a due pozzetti qui. Un vano quindi non eccezionale, che però può tirar fuori un coniglio dal cilindro, perché il divanetto posteriore è scorrevole, quindi per esempio se non avete occupanti dietro potete tirarlo in avanti e aumentare molto lo spazio di carico. Guardate quanto cambiano i valori in grafica rilevati dall'ingegnere. Chiaramente invece se viaggiate a pieno carico sarà dura aumentare lo spazio per i bagagli. Attenzione, perché non c'è la possibilità di abbattere i sedili direttamente da qui, ma lo si fa in maniera classica, direttamente dallo schienale. Per fortuna però in questo caso si fa formare un piano di carico quasi perfettamente piatto e si può decidere di abbattere anche solo lo schienale centrale per mettere oggetti particolarmente lunghi. Insomma, con i sedili della seconda fila in posizione, il vano è piuttosto piccolo, identico a quello di un'altra ibrida come la Compass, che però è più corta di ben 15 cm rispetto a Q3 Sportback. La prova empirica con le valigie cinesi conferma che i litri a disposizione sono davvero troppo pochi per un'auto di oltre 4,5 m. L'ingegnere riesce a caricare 4 valigie e un piccolo zaino. Le cose migliorano un pochino portando in avanti il divanetto. Sacrificando lo spazio di chi siede dietro, si riescono a caricare anche altri due borsoni. In ogni caso, ci sono concorrenti che riescono a fare meglio della Q3, anche quando tira tutto in avanti il divanetto. Capitolo tecnologia, qui abbiamo l'interfaccia delle Audi di accesso alla gamma, quindi che hanno un grande schermo qui centrale, un po' rivolto verso il guidatore, ma rinunciano al doppio schermo, qui nel tunnel la plancetta del clima è piuttosto classica. Una configurazione che io comunque tento sempre a preferire, un po' di comandi fisici secondo me non guastano mai. Un sistema multimediale comunque molto ben fatto, risposta al tocco rapida, servizi connessi, Apple CarPlay, Android Auto, anche in modalità wireless. Un sistema, ve lo dico sempre sulle Audi, talmente ben fatto che non costringe a rimanere confinati in Apple CarPlay per esempio, ma si può sfruttare con soddisfazione anche qui la tecnologia residente. E poi c'è la strumentazione interamente digitale, i tedeschi di Ingolstadt hanno fatto la scuola su questo, inventando di fatto e brevettando per primi l'Audi Virtual Cockpit, e devo dire che sta invecchiando molto bene, perché nel frattempo tutti ormai fanno strumentazioni digitali, ma l'Audi Virtual Cockpit resta estremamente attuale per performante, risoluzione molto alta, animazioni super fluide, non c'è spazio per lag di nessun genere, e poi devo dire le informazioni sono tutte organizzate in maniera molto organica e ordinata, non si rischia mai di non trovare le informazioni che servono, e si può anche avere la mappa a tutto schermo. Vorrei invecchiare come lui, sta invecchiando proprio bene. Sistemi di assistenza alla guida, diventa difficile in questo ambito fare appunti alla Q3, perché comunque rende disponibile una guida assistita piena di livello 2 con correzioni naturali e mai invasive o a casaccio, a sproposito. Attenzione però, questo sì lo diciamo sempre, è sempre tutto un po' troppo optional su queste Audi, optional che peraltro costano anche molto. Trovare qualcosa di più di serie da questo punto di vista, beh, non ci sarebbe dispiaciuto. Ma siamo alla tecnica, qui abbiamo il sistema plug-in
pensato per le auto a motore trasversale che sfrutta tutto il gruppo Volkswagen. La stessa tecnologia la troviamo quindi su Skoda, su Volkswagen e anche su Seat. Il motore termico è un 1.4 turbo a 4 cilindri, iniezione diretta, abbinato a un bel motore elettrico di trazione annegato qui nel cambio DSG, che quindi rinuncia a un rapporto a 6 marce. Diciamo, detto volgarmente, al posto della settima ci hanno ficcato un bel motore elettrico di trazione. Potenza complessiva del sistema 245 cavalli, quindi recentemente gli hanno dato una bella iniezione di potenza, 400 Nm di coppia e una batteria da 13 kWh rispetto al vecchio plug-in col 1.4, oggi ha aumentato la sua capacità l'accumulatore. Qual è il limite di questa tecnologia, perlomeno se si parla di marchio Audi? Che non rende disponibile, almeno per ora, la trazione integrale 4. Quindi sì, è plug-in, ma tirano solo e soltanto le ruote anteriori, mentre altre auto riescono ad avere il plug-in, ma anche volendo la trazione integrale. Ma vediamo di cosa sono capaci questi cavalli ibridi. Mettiamo il Drive Select in Dynamic e nessuno può togliere a questa Q3 un sonoro giù tutto, via. Q3 con la motorizzazione ibrida plug-in da 245 cavalli è ineccepibile. Nonostante possa contare sulla sola trazione anteriore, non particolarmente favorevole in questo tipo di test, e nonostante la coppia istantanea del motore elettrico provocasse un po' di pattinamento nei primi metri, lei è riuscita in media a eguagliare in maniera perfetta il dichiarato. Uno 0-100 in poco più di 7 secondi è tantissima roba per un SUV di queste dimensioni, in termini assoluti. Segno che la cura a base di elettroni ha giovato a quest'Audi a livello di performance. Per trovare il risultati ancora più sbalorditivi in questo test, bisogna passare ai modelli totalmente elettrici. A proposito, in modalità 100% elettrica serve quasi il doppio del tempo per fare lo 0-100, perché in questo caso si può contare sull'unità alimentata a batterie, che ha solo 116 cavalli. Quindi, quando viaggiate in EV, non aspettatevi i tempi di reazione fulminei di un'elettrica pura. Nonostante un pochino di incertezza iniziale, questa Q3 è riuscita a sorprenderci in accelerazione, ma anche in ripresa. La capacità di passare da 80 a 120 km/h è decisamente buona. Alla Q3 bastano 4 secondi e mezzo, un valore ipercontenuto. Per offrirvi un raffronto, abbiamo messo in grafica il valore di un SUV con classico motore diesel come la CX-5 e un'auto a benzina lenta nel test come la CX-30. In questo caso, per trovare risultati ancora più esaltanti, bisogna dire addio al termico per passare a modelli totalmente elettrici. Ok, un'auto Vispa, direi molto frizzante e in frenata. In media a questa tedesca bastano poco più di 36 metri per un completo arresto da 100 orari, un risultato strepitoso, anche se, bisogna dirlo, le Audi in generale ci hanno ormai abituato a stupirci in questo tipo di test. Il valore è il migliore in assoluto rispetto a quello di tutte le concorrenti provate fino ad ora nei pro e contro. Forse soltanto la Q4 avrebbe potuto insidiarla se l'avessimo provata a suo tempo con gomme estive. In generale, questa Q3 può contare su un impianto molto performante, ma anche su un pedale dalla ottima modulabilità. Come spesso mi ritrovo a dire sulle auto con piattaforma modulare MQB, è vero, qui abbiamo una semplice trazione anteriore, eppure la dinamica di guida è molto convincente, perché c'è comunque tanta reattività, il sottosterzo è piuttosto limitato, l'inserimento in curva è molto preciso, devo dire rapido, e sorprendentemente efficace per un'auto a trazione anteriore. È vero, siamo su un SUV a ruote alte, eppure il coricamento non è eccessivo, i cambi di direzione riescono a essere piuttosto rapidi. Insomma, un'auto che per essere un SUV, sapete, una categoria che non apprezzo molto, si lascia guidare molto bene, quasi in maniera coinvolgente, senza certo sfociare mai in una sportività pura. Questo appagamento, quando si va un po' a spingere, è dato anche dallo sterzo, perché il comando ha il giusto carico e quindi non troppo eccessivo, però è piuttosto rapido e preciso e ha anche una ottima progressività, tutte doti che sono di solito un pochino difficili da trovare su queste auto a ruote alte, che spesso hanno comandi un po' vaghi, un po' lenti. Il cambio DSG, come sempre, si lascia apprezzare nella guida in supless quando si viaggia tranquilli, perché il passaggio di marcia è impercettibile e rapidissimo. Direi
che su questi due aspetti siamo al top per quanto riguarda gli automatici ad applicazione trasversale. Dove mi va a peccare un po' questa trasmissione, secondo me, è nella guida un po' dinamica. Qui ho dei paddle, però anche quando vado a spingere tanto non sempre mi dà la marcia che vorrei, soprattutto in scalata, e filtra tantissimo il passaggio di marcia, che rimane impercettibile anche quando vado a spingere, e questo mi toglie un pochino di sapore, un pochino di coinvolgimento. E poi c'è il sistema ibrido plug-in. Quando si viaggia a batteria scarica si recupera un pochino di energia durante le decelerazioni, da ridare poi al motore elettrico nelle ripartenze. Effettivamente però il motore termico, il 1004, attacca molto presto, quasi subito, col risultato che si riesce a viaggiare molto poco in elettrico quando l'accumulatore è completamente scarico. Quindi per massimizzare l'efficienza di questo powertrain è fondamentale, fondamentale viaggiare il più possibile con la batteria carica. Non prendete la plug-in se poi di sera non me la ricaricate, se no è inutile. Ma siamo alla nostra consueta prova parcheggio, e quindi proviamo la manovra. Retro, giù tutto di sterzo. Intanto una bella visuale dalla retrocamera, anche a 360 entrambe hanno una buona risoluzione. Il raggio di sterzo non è eccezionale e la visibilità è molto limitata, soprattutto al posteriore, da questi grandi montanti. Avete voluto la variante Sportback un po' più sfiziosa per fare i fighi? E beh, dietro non si vede quasi niente, vengono in supporto le telecamere. Molto meglio i montanti anteriori, sono belli inclinati, non fanno blocco con lo specchio e mi lasciano quindi libera la visuale anche nelle svolte più strette. Per capire quanta strada fa davvero questo plug-in in elettrico puro, e per capire soprattutto quanto consuma quando l'autonomia elettrica è finita, beh, abbiamo spedito il nostro ingegnere sul nostro ciclo di rilevazione in condizioni reali, il Cappio di Automoto.it, monitorato dalla tecnologia Geotab. Ecco cos'è venuto fuori. La prima cosa che vi interesserà sapere è che con una singola ricarica la Q3 riesce a fare 40 km reali in elettrico puro. Un risultato poi non così lontano dal valore dichiarato, ma occorre precisare che molte auto con questa tecnologia, già oggi, riescono a offrire un'autonomia in elettrico ben superiore, come dimostra il valore della Lexus NX. Il perché è presto detto: la Q3 può contare su una batteria con capacità nominale da 13 kWh, ma l'energia realmente utilizzabile si limita a 10.4 kWh, un po' pochi per gli standard attuali delle PEV. Quando si esaurisce il tesoretto elettrico e si inizia ad andare in ibrido full con il benzina, che quindi richiede carburante, lo scenario cambia radicalmente, perché in media la Q3 nel nostro ciclo è riuscita a fare poco meno di 12 km al litro, non proprio un record di efficienza per un'ibrida. Di sicuro pesa il lungo tratto autostradale a 130 previsto dal nostro Cappio, dove le plug-in in generale faticano molto. È vero, è riuscita a essere un pochino più parca della Compass 4xe, ma l'ibrido di origine Toyota che sfrutta la Lexus NX si dimostra molto meno assetato in questi frangenti. In generale, ci sentiamo di consigliare la versione plug-in quindi a chi fa tutti i giorni percorsi piuttosto brevi e ripetitivi per sfruttare al massimo l'autonomia elettrica, ma non ai grandi chilometristi che ogni giorno fanno centinaia di chilometri in autostrada. La Q3 può contare su un caricatore di bordo da 3.6 kW, il minimo sindacale visto che alcune concorrenti offrono già quello da 7.2 kW. In ogni caso la batteria è piccola, quindi basta meno di una nottata per fare una ricarica, anche sfruttando la semplice presa domestica. Costi di percorrenza interessanti, ma solo se si sfrutta l'autonomia elettrica e la corrente più a buon mercato che c'è, ovvero quella domestica, a patto di avere un contratto particolarmente favorevole a casa. Attenzione alle ricariche pubbliche, quindi. Sono comode perché, per esempio, permettono di trovare parcheggio in zone magari molto affollate, ma a conti fatti, con questo tipo di colonnine si arriva a spendere più o meno come se si viaggiasse sempre a batteria scarica, usando quindi solo la benzina. La tecnologia plug-in, si sa, fa sempre schizzare in alto il listino, eppure il modo per prendere un Q3 spendendo un pochino meno, volendo, c'è. Ecco cosa abbiamo scoperto. La nostra versione molto sfiziosa S-Line Edition costa sulla carta 58.700 euro, una cifra veramente importante per un SUV compatto, seppur di fascia premium. Considerate che una Q3 Sportback parte da circa 43.000 euro, quindi rinunciando al plug-in e a una marea di accessori si può comunque spendere un bel po' in meno. E poi una curiosità: la Q3 normale, a parità di allestimento e motore, ma con il posteriore classico e non Sportback, costa 4.600 euro in meno, quindi pensateci bene se la coda in stile coupé vale la candela. In rete non si trovano grandi sconti, come capita sempre con le auto premium. I
prezzi per una plug-in ben allestita gravitano sempre attorno ai 60k, costi di mantenimento invece interessanti, ma solo in quelle regioni che offrono agevolazioni sul bollo in caso di rottamazione. E a voi ha convinto quest'Audi Q3? Prendereste lei oppure una delle sue rivali, acerrime nemiche? Beh, se vi va raccontatemi tutto nei commenti qui sotto, vi lascio ai pro, soprattutto ai contro, e andiamo a vedere dove ha preso qualche insufficienza.